Cominciamo la serie di video dedicati alle erbe e fiori del mio giardino. Io sono Valentina e benvenuti nel mio canale Natura che Salvia. Oggi parliamo del tarassaco officinale. È una pianta perenne che cresce praticamente ovunque in primavera. Ed ora l'angolo delle curiosità. Officinale deriva dal latino officinalis, ovvero officina, laboratorio. Quindi le erbe denominate officinali sono quelle da laboratorio, ossia utilizzabili in campo terapeutico per il contenuto di sostanze medicamentose o principi attivi. Ma ora torniamo al nostro bel tarassaco. Ha proprietà disintossicanti, ricostituenti e digestive. In primavera si raccolgono foglie e fiori con le quali si possono cucinare ottime piatti, essiccarle da tisane o decotti o fare ottime preparazioni. Praticamente tutti i libri, anche antichi, ne parlano. Tant'è che in Cina si definisce, grazie alle sue proprietà terapeutiche, il ginseng dell'Occidente. Incredibile! In una soleggiata mattinata ho raccolto questi bellissimi fiori color giallo oro, con cui preparerò un profumatissimo miele di tarassaco, o anche detto miele senza api. Ci occorreranno vasetti sterilizzati, un chilo di zucchero, un litro di acqua, i nostri bellissimi fiori, mezzo limone. Procediamo a lavare i fiori. In una casseruola mettiamo i fiori lavati, aggiungiamo mezzo limone, tagliato in pezzi più piccoli, un litro di acqua, cuociamo a fuoco basso. 2 hours later. La prima fase di preparazione è terminata. Ora dobbiamo scolare. A questo punto aggiungiamo lo zucchero. Lasciamo cuocere sempre a fuoco basso. 2 hours later. Ed ora possiamo travasare nei vasetti. Dato che me ne è avanzato un po', lo verso su una tazza. Lo potremo degustare successivamente per una sfiziosa merenda. Chiudere molto bene i tappi. Capovolgere i vasetti per 10 minuti circa. Lasciare raffreddare e conservare in un luogo fresco e asciutto.